Oh. Abbiamo una grande cantante. Eh sì, ha una voce splendida, sì. E ve la voglio proprio presentare perché io la conosco da anni. Angela Ben, eccola qui. Ciao Angela, microfono. Il microfono dovrebbe... Sì, ce l'ho, ce l'ho. Bene, ce l'ho. Bene, bene. Allora, tu devi sapere che Angela è una, diciamo, è un artista, cioè, a parte che la conosco da anni perché lei cantava con l'orchestra di... Massimo. Di Massimo Budriesi, non so, ecco, che lui è un grande fisarmonicista, veramente bravo. E lei era la sua cantante, ma quando lei andava sul palco spaccava le pietre perché ha una voce veramente eccezionale, insomma. Poi dopo invece Angela ha cambiato strada. No, ma lo facevo anche da prima, in sì, verità. Sì, però dopo hai voluto intraprendere una cosa un po' diversa. Sì. Diciamo, no? Sì, sì, no, io l'ho sempre fatto quel tipo di lavoro. Poi diciamo che c'è stato un periodo in cui l'ho fatto molto intensivamente. Ecco, e lei naturalmente andava a cantare nei grandi teatri sulle navi, che faceva dei grandi concerti, girava tutto il mondo. Esatto. Quindi non soffre il mal di mare? No. No, non si può soffrire il mal di mare. Beh, sei fortunata perché tu hai girato tantissimo, per cui... Sì. Sai, girare sulle navi, se il mare era un pochino mosso. Ma guarda, mosso. In linea di massima il mare è quasi sempre calmo. Poi nei momenti in cui veramente è molto molto mosso, uno può al limite può sempre, per dire, prendere un po' di Xanamina, qualcosa, ma è tanto il piacere di viaggiare. Ah, immagino. E soprattutto anche di cantare. Di quella fare gente che cose. C'era, sì, il sì, pubblico. Sì. Conoscono tantissime persone e poi ti seguono ancora, no, nel mondo. Adesso con i social dove si può... per dire, mantenere i contatti anche con persone che non si vedono più. Io ho amici ovunque, in Sud America, in Grecia, in ovunque. Beh, veramente certo, ovunque, girando nel il nord mondo, Europa, in tutto, sì. Si deve, sì, sì. Sì, assolutamente. Sì, sì, dal Brasile tantissimi. Quando compio gli anni aiuto, mi arrivano tutti i messaggi dal mondo. Ma è una cosa molto bella però. Molto, invece molto adesso bella. Angela, che progetti hai? Allora, io adesso che non sto viaggiando più tantissimo, e tu sai, abbiamo già parlato in qualche altra trasmissione, sì, che mi sto, sì, dedicando, sì, a quello che è l'insegnamento dell'arte, della, sì, mia arte, sì, che ho praticato per tanti 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 anni. Io sono più di 30 anni che sono sul palco e adesso stiamo strutturando un'accademia con dei percorsi proprio per chi vuole cantare, soprattutto per chi vuole fare la professione. Ecco. Sì. Allora Angela, non so che abbiamo un video, è vero, sì, da far vedere, ecco, dopo ascoltiamo la tua voce. Bene, va, grazie. Bene, grazie. Donde brillan las mares, y sopla fuerte el viento. En el viejo balcón, frente al golfo de Sorrento, un hombre abraza a una mujer sin contener el llanto. Y se despide una vez más y va a empezar el canto. Te quiero tanto, amor. Te quiero tanto, sabes bien que dentro de mi piel yo siento más que nunca tu al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide uscire la luna da una nuvola sembrò più dolce anche l'amore. Gli occhi verdi come il mare, poi d'improvviso uscì una lacrima che lui credette di affogare. Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai, è una catena.
band! Mamma mia, su che nave eri? Chi se lo ricorda mai? Ne ho girate talmente tante, non posso ricordare. Ma che roba, ma che non voce che hai, Angela. Io ti conosco da anni, ma è sempre più bella la tua voce. Però no, ora la andiamo ad ascoltare, però. Vabbè. Dal vivo. Allora, mi hai convinta? Perché questo è veramente un posto dove si può cantare dal vivo in uno studio televisivo, è una cosa grandissima. Poi è bello, vedi, abbiamo, è molto bello, facciamo loro sono anche, molto bravi. Facciamo veramente tanti complimenti a Maurizio e anche a Giuseppe, i nostri operatori, anche alla regia che c'è, Enrico, veramente sì. Sono molto bravi, davvero. È un piacere, io vado? Vai. Passa pure davanti, tranquilla. Vai pure, tranquilla, vai pure. Che ti ascoltiamo. Sono un po' emozionata perché in uno studio di registrazione e di registrazione video è difficile che ti facciano cantare, però questa volta siamo qua. Lo dedico a voi che siete qui e dedico ovviamente a tutti quelli che ci ascoltano, che ci guardano, con tutto il cuore. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor four and the major left. The baffled king composed. You know that I've been here before. I've seen this place and I walk this floor. I used to live along before. I know, yeah. Even though it all went wrong, I stand before the blood of sun. With love beyond the turban. Che hai, ma che roba. Grazie. Veramente sei grazie. Cosa dici Emma tu? Gli vuoi fare una domandina? Io sono rimasta scioccata e ti volevo chiedere, ma come ti è venuta questa cosa? Come ti è venuto in mente di cantare?
quando hai iniziato? Credo di essere un po' come te, ci sono nata con la passione per il canto. Io mi dicono che a 2 anni cantavo. Allora, noi dobbiamo far vedere, salutiamo Angela, ti ringrazio di cuore. Ma grazie a voi. Spero che tu sia stata contenta. Ma molto contenta, poi sai che quando io ti vedo, noi ci conosciamo dalla vita. Tutti così dicono. No, ma scusa, è la verità. E poi, grazie sono tesoro. Sempre belle esperienze. Grazie, grazie cara. A voi, grazie a tutti. Grazie ciao. Ancora, salutiamo Angela. E adesso andiamo da un altro grande interprete. Da un grande artista con Bobby Solo. Allora, io ti chiedo, tu sei nato a Roma? Sì, sono nato a Roma, sono figlio di genitori triestini e la mia nonna era di Pola, che una volta era Italia, credo che adesso sia Croazia. Sì. Infatti la nonna... Facciamo questo, anch'io sono la mamma triestina. Dio buono, andiamo, non sta a basilar. Esatto. I miei genitori quando volevano parlare italiano dicevano, Bruno, te vuol che parlo in lingua. In lingua era in italiano. Allora, caro, tu sei nato a Roma, il tuo papà era un grande ufficiale, credo. Mio papà era un pilota, ha fatto 2 medaglie d'argento combattendo nei cieli dell'Africa, in Etiopia, contro gli inglesi. E bombardiere, era pilota bombardiere. Ecco. Era del 906. Ecco, però tu sai benissimo che la generazione dell'esercito sono molto pignoli, Vabbè, sì, mio padre era dell'aeronautica, ma era molto pignolo e molto severo, non amava la musica leggera. Ecco, e infatti lui non amava molto che tu avessi interpretato la musica rock. No, lui voleva solo l'opera, però lui voleva che io diventassi medico, notaio, avvocato. E mia mamma mi voleva prete, perché diceva così non andavo con le donne cattive. Sì, addirittura. Non ho accontentato. Nessuno dei miei genitori. Però tu, testardo, hai intrapreso la musica rock. Rock e anche melodica, perché Elvis aveva due spiriti. Esatto, sì. Come lui dice nel 68, Presley, dice il 99% è una musica americana, è gospel e rhythm and blues. Poi rhythm and blues si può interpretare come rockabilly o rock and roll e gospel come ballata romantica. Quindi io ero più l'anima romantica, il mio grande amico compianto Little Tony era più l'anima rock. Esatto, che carino, Little Tony, lo conoscevo, pace all'anima sua. Allora tesoro, tu nel 1964 sei salito sul palco di Sanremo. Eh sì, e la paura quando ho visto Polanca, Frankie Avalon, Bobby Rydell maneggiare sul palco come dei maestri, io mi sono detto, io sono un niente. La voce mi è sparita dalla paura, non dalla faringite, e mi hanno fatto cantare in playback e questa è stata la mia fortuna. Perché avevi mal di gola? No, paura. Avevo paura? Male. Avevo male. Vabbè, me la facevo addosso. Avevi la faringite? No, avevo la fifite. Quindi con la scusa della faringite avevi paura e hai fatto il playback. Esattamente, e quella è stata la mia fortuna che mi ha portato a 11 milioni di copie. In tutto il mondo. Una lacrima sul viso. 3 milioni in Giappone, 2 milioni e mezzo in Francia, 1 milione e mezzo in Germania, circa 1 milione in Brasile e un altro 800.000 in Argentina, insomma tutto il mondo. Anche ricordo le cifre Israele 350.000, che è un paesino piccolo, e ricordo Libano 150.000 copie. Ma che bello che eri, Bobby. Lo so, ma... Beh, direi che è rimasto. È bello anche adesso, ma allora con quel ciuffino che aveva, Dio buono. Un pochettino, avendo messo quintali di Vinaville, si sarà un po' stempiato, avrò messo qualche 15 kg di più, però la musica non è solo immagine, ma la musica è anche sentimento. Io il sentimento ti vedevo sul palco, dico, Bobby Solo. Cioè. Le donne impazzivano, adesso le signore della mia età mi dicono, Bobby, lei era il cantante... dei miei sogni e io gli dico signora una oggi lacrima spero sul di viso darle degli incubi una lacrima sul viso ma è certo Umbertona mia Bobby, voglio bene. Anch'io ti voglio bene, ti adoro, sai, sei forte, sei so bene. Forte meno male che sono forte piccolette ma le donne piccole sono sempre mia moglie, la botte piccola c'è cioè vino buono. Buono anche il rum. È vero che è così. Ora Sanremo 1964. Sì. Come lo vedi ora Sanremo rispetto allora? Me lo chiedono molti giornalisti, la bocca è qua, qui c'è un bel naso, un po' anche venire. Scusami. No. Molti giornalisti mi chiedono questo,
cercando di fare un paragone tra il passato e il presente. Allora, la musica leggera, cosiddetta pop, è la colonna sonora dei tempi in cui viviamo. Negli anni 60, finita la guerra, già da un bel po', c'era voglia di amarsi, di ballare sulle spiagge, di ballare guancia a guancia. E il lavoro c'era, l'occupazione c'era, insomma, erano tempi felici. Quindi quella musica traspare romanticismo, amore. Oggi siamo nell'era dei computer, siamo in un'era difficile, di contrasti, di continue contrapposizioni tra paesi più grandi di noi, Cina, America. Quindi il computer ha preso il posto degli strumenti, i dischi quasi tutti vengono gestiti da una macchina automatica e quindi questa musica è semplicemente né brutta né bella, è la musica dei tempi di oggi. Tra 20 anni ci sarà un altro tipo di musica e questa musica sembrerà vecchia, perché la musica leggera è la colonna sonora del film della vita nel presente. Ma io voglio farti una domanda. Sì. Bobby Solo domani, punto interrogativo. E speriamo domani, io sono ancora vivo. Cioè, quando si passano i 70, ogni giorno io ringrazio il Signore e dico, speriamo che domani ci rivediamo. Senti caro, che progetti hai? Che progetti hai? 12 concerti per l'estate firmati, più altri 12 con un impresario del Centro Sud. Senti, noi ti ringraziamo di questa intervista meravigliosa. Benissimo Umberta, grazie di cuore a tutti coloro che ci ascoltano, un bacione e una felice Pasqua se non ci vedremo. Salutiamo prima. DTV che sarai messo in onda. DTV. DTV, eccoci qua. Saluti a tutti gli amici di DTV. Bacioni.